Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ho la faccia un po' da sonno. E sono le 2 del pomeriggio. A parte questo ragazzi, oggi siamo tornati su Clash of Clans. Prima di iniziare il video volevo ringraziare Manuel che mi ha inviato questa nuova grafica. Manuel Wahib, se non ho pronunciato male. Sì, in quanto grafica il mio canale ha bisogno di una svecchiata. La intro non la cambierò mai perché mi piace, è veramente bellissima. Anche se ha un paio d'anni. Allora, oggi cosa andiamo a fare su Clash of Clans? Innanzitutto vediamo un attimo le novità che abbiamo fatto. La nostra regina si è completata, è arrivata a livello 68 e la nostra campionessa idem, però solamente a livello 4. E avendo due muratori liberi e non avendo il massimo delle risorse è un problema, perché io vorrei portarmi avanti ancora la campionessa per arrivare a livello 5 per avere la sua abilità, ma allo stesso tempo vorrei risparmiare tante risorse per portarmi avanti la regina, così da poter arrivare il prima possibile a livello 70. Ma dato che non abbiamo ancora tanto Elisir nero, andremo a fare qualcos'altro. Infatti nella sezione community del mio canale ho fatto un post dove vi ho chiesto ragazzi cosa andiamo a migliorare nel prossimo video. Molti mi hanno detto di migliorare il municipio, nel senso migliorare le stelline. E per quanto riguarda l'Elisir, che oggi non andremo ad utilizzare, andremo a fare qualcosa nel laboratorio. Dato che mancano solamente 2 giorni e 21 ore, la prossima truppa che andremo a migliorare sarà la guaritrice, perché appena avrò la regina maxata al 70 torneremo a fare la Walking Queen, che è veramente una tecnica stratosferica. Boh, abbiamo tutto pronto, il nostro re barbaro è ancora in up. Oh, vedete che a coppe basse troviamo anche subito villaggi buoni. Dato che noi attacchiamo con truppe aeree, il nostro nemico principale è sicuramente le difese aeree e le torri inferno. In questo caso il ragazzo mi pare che ne abbia solamente 2, la terza non la vedo. Sì, la terza è qua spenta in up. Perciò mi sto studiando un attimo il villaggio, sto pensando da dove attaccare. Le risorse sì, sono nelle miniere, ma tante sono anche all'interno dei depositi. I scagliapietre sono abbastanza esterni, perciò possiamo puntare dall'alto. Sganciapietre. Mastino, mongolfiere tutto interno, sgherri, sorvegliante buttati subito per favor, pozione, campionessa, principessa e ora congeliamo l'uccellino. Ma dov'è l'uccellino? Eccolo qua l'uccellino, pozione furia, ok, l'uccellino è stato congelato, un'altra pozione furia qua, un'altra gelatino e il sorvegliante lo attiviamo ora, ok. Siamo praticamente all'interno del villaggio, ho ancora l'abilità della nostra principessa. Madonna, sono uscite tutte le Tesla! Mongolfiere, fate il vostro lavoro. Oh, vabbè, dai. La torre inferno gliela risparmiamo purtroppo. La mia regina al 68, come mai sta scendendo così velocemente di vita? Vabbè, dai. Abbiamo fatto il 64%, ci siamo portati a casa non la totalità delle risorse, ma quasi, in quanto mancano ancora queste miniere al di fuori. Ce ne torniamo a casuccia. Un solito attacco farming. Giro diverso con le mongolfiere anziché con i draghetti. E con i due muratori cosa andiamo a fare? Il prossimo deposito si libera tra 12 ore e 27 minuti, perciò non c'è bisogno che vado a consumarmi tutte le risorse. Potrei mettere in app anche il gran sorvegliante, ma ragazzi non lo farò. Questo perché prossimamente andremo a fare di nuovo una live su Clash of Clans, andremo a fare una bella clan war. Perciò mi raccomando, so che vi tartasso ma è importante, così posso far arrivare il feed a più persone possibili. Seguitemi su Instagram, questo è il mio profilo, e da qua manderò tutte le stories per tutte le live che andremo a fare, per tutti i video che usciranno. Con loro mi avete consigliato di portare avanti le stelline del municipio a livello 13, perciò andiamo a utilizzarle. Via! Ok, e ora abbiamo un altro muratore libero. Considerando il fatto che tra 12 giorni e 25 ore ho un altro muratore libero e non posso consumare tutto l'elisir, in quanto tra 2 giorni e 20 ore ho il laboratorio di nuovo libero, perciò cerco di essere praticamente pieno di risorse, io direi che possiamo mettere in app anche una trivella di nero. 4 giorni e 19 ore. 3. Via! Bene, ora non ci rimane altro che fare tanto farming. Andiamo anche nel secondo villaggio, ragazzi. Vediamo un attimo le novità che abbiamo fatto da questa parte. Innanzitutto sto portando avanti la capanna di 8. È lunga, lo so, ma è veramente indispensabile per me. Infatti il laboratorio lavora non stop H24 per portare avanti questi cannoni. Ho fatto anche la mega Tesla livello 2.
E la nostra macchina da guerra al momento è ancora ferma a livello 18 perché mi serve per farmare. Lei sarà l'ultima ad arrivare al livello 30 perché tutte le risorse le sto convogliando qua nei cannoni. Così con il muratore libero di qua posso portare avanti la mega Tesla. Dato che abbiamo 3 attacchi da fare, che dite, li facciamo insieme? Via! Ultimamente sto utilizzando tanto questi cannoni a rotelle che sinceramente all'inizio avevo sottovalutato. Allora, io direi spacca muro qua, aspettiamo che prendano un po' di mura così dopo non si distraggono. Successivamente gigante, 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 spacca muro, macchina da guerra e i cannoni li mettiamo ben distribuiti. Ok, non li abbiamo messi benissimo. Così quando i mortai mi beccano i miei cannoni non ho grossi perdite e la mia macchina da guerra sta andando direttamente dal spacca tutto. No, ok, abilità, perfetto, siamo sopravvissuti, siamo quasi al centro del villaggio, i cannoni, prendete il municipio, purtroppo la mia macchina di guerra mi lascia subito, però prendiamo una stella, anche la seconda del 50%, vediamo la percentuale, se riusciamo a fare pure la terza stella, ma la vedo dura perché c'è questo cannone qua cattivissimo, però abbiamo una buona percentuale, siamo saliti al 66, vediamo se aumentiamo ancora, no, 66 ancora fermi, abbiamo questi, dai! Dai, 68, perfetto. E penso che, ecco, ci fermiamo al 68. 2%, ma 2%, cos'è sta storia? Di qua. Giganti, spaccamuro, cannoni, macchina da guerra. Ok, i miei cannoni prendono e spacca tutto. Attiviamo subito l'abilità della mia macchina da guerra. I cannoni sono in difficoltà. Spaccamuro, prendete le mura, per favore. Fate entrare i giganti così fanno da tank e i cannoni dentro prendono il TH, dai, su, 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 su. Non fatemi scherzarci, ragazzi, no, no, prendiamo solamente una stella sto giro. No, forse, 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 mi devo ricredere, ragazzi, prendiamo pure la seconda. Guarda, ora perdiamo per un'altra percentuale. Vediamo cosa sta facendo l'altro ragazzo in live. No, 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 ok, macchina da guerra a livello 10, perciò... livello abbastanza basso, gli spacca tutto, gli dà un colpo, ma abbiamo doppio cannone arciere, quest'altro cannone gli sta facendo del gran male, perciò penso che dovrei avere il TH salvo. Bene, TH salvo. Oh, una vittoria finalmente. Allora, quello che mi fa più male in assoluto è sicuramente il cannone gigante e il mortaio. Perciò io direi di attaccare dal basso, così abbiamo anche più possibilità di prendere il TH e fare percentuale. Vediamo se ci sono le Tesla, dai, non ci sono le Tesla, siamo stati fortunati. Gigante, 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 macchina da guerra, cannone, 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 cannone. Attiviamo l'abilità subito. Cannoni avvicinati subito, spacca tutto perché sennò mi danneggia un sacco. Ecco la mia macchina da guerra, poarina, poarina, dai. Ok, stata salvata. Abbiamo distrutto subito il cannone gigante, i miei cannoni entrano. Attiviamo un'altra volta l'abilità della mia macchina da guerra. Abbiamo preso TH. Ok, ora è solo questione di percentuale. È solo questione di percentuale. Ho paura perché c'è ancora quel mortaio in vita e... no, i miei cannoni si sono già fermati. Si sono già fermati. 56%. Vediamo se riusciamo ad arrivare a qualcosina di più. Qualcosina di più. Speriamo. No, è dura, è dura. Forse il spaccamuro. Forse il spaccamuro riescono ad aiutarmi. No. No. Sì. 59%, ragazzi. No, incredibile. No, purtroppo c'è il mortaio. Casa. Vittoria. Good baby. Aspettiamo. Aspettiamo. Macchina da guerra, ok, giganti, streghe, non andate qua dove c'è il fuoco, mi raccomando. Ok, stiamo entrando al centro, abbiamo fatto già una buona percentuale. Distruggete i cannoni, perfetto. No, streghette, cosa state facendo? Andate via da lì, che... mamma mia, quanto mi fate arrabbiare, streghette. Per questo ho iniziato a preferire i cannoni. Aia, aia, aia. Siamo di fronte a un altro fail. Un altro fail sicuro. Macchina da guerra un'altra volta. Dai streghette, mandate dei pipistrelli dove c'è il TH.
Qua ne è rimasta in vita solo una. E le streghe di qua stanno andando avanti. 60%. No, 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 è dura qua. No, non ce la faremo mai a prendere il TH con una macchina da guerra. È solo una strega in vita. È praticamente impossibile. Niente, l'altro mi avrà fatto sicuramente 3 stelle considerando il villaggio. No, sta ancora attaccando. Incrociamo le dita. Beh. Cosa ha fatto qua? Cosa ha fatto? No, non ci credo. Macchina da guerra al 23. Che dubito mi possa fare il 60%. Ok, avvicinati al mio spaccatutto. Dai, su, come on baby, come on. Come on. Grande. Grandissimo. Chi l'avrebbe mai immaginato? Quasi quasi mi vedo il replay qua. Vittoria. Allora, ok, mi attacca dall'alto. Fa malissimo. E gli arcieri usati così sono praticamente inutili. Praticamente non sfrutti neanche la loro abilità. E i barbari? Dove ce li butta i barbari? Vediamo. No, cos'è sta roba? Me li butti tutti insieme contro il mio mortaio. Sei salutato, sa. Cerca di entrare, cerca di entrare. Ma niente. E niente, ragazzi, riusciamo a difenderci qua. Ho buttato la macchina da guerra, l'abbiamo già visto. E abbiamo vinto. Oh, altri punti pass. Io sono già pieno, ho già fatto tutto. Doniam, doniam. Ok ragazzi, questo è il video oggi, come al solito spero vi sia piaciuto, vi ricordo lasciami un like, un commento, se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video.